Un saluto affettuosissimo a tutti e un abbraccio cordiale. Prima domenica di Quaresima. Il Vangelo è quello di Luca, capitolo 4, versetti 1-13. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione, dinanzi a me tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Ed anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Gesù inizia la sua evangelizzazione dopo essere stato tentato da Satana nel deserto per 40 giorni. Ecco, le tentazioni che cosa sono? Le tentazioni ci dicono chi siamo veramente, perché la nostra fede deve essere sottoposta a delle prove per vedere se siamo fedeli e che cosa c'è dentro di noi. Facciamo un esempio. Marito e moglie sono innamorati. Se il marito o la moglie tradisce, che cosa emerge? Emerge l'inganno. Ed allora la tentazione viene a dirci che quella persona che ha tradito non è pienamente affidabile. Ma a parte questo, la tentazione è importante perché attraverso la prova noi cresciamo nella fede. Il dominio nella tentazione mi dice che io so frenare i miei impulsi, che io so dire no a ciò che mi screditi. Per cui ricordiamoci che la tentazione è un privilegio. Molti si giustificano. Prendiamo per esempio marito e moglie. Ma io mi sono innamorato di, io mi sono innamorato di, è amore vero. E assolutamente ora, in questo momento, mia moglie, mio marito, non mi dice nulla, per cui avallano la loro infedeltà. Quando il Signore ci dice, ricordati che hai sbagliato a lasciarti prendere dal piacere. Non sei stato fedele. E questa infedeltà rende amara la tua esistenza. Rende amara la tua esistenza. Quindi ricordiamoci che l'uomo grande è colui che sa resistere. Non a tutte, perché siamo tutti fragili, non siamo eroi. Però è bene che si sia fedele ai nostri compiti.
ai nostri compiti. Vediamo la prima tentazione. Dopo 40 giorni, Gesù ha fame e proprio nel momento di maggior delicatezza, nel momento del maggiore bisogno, ecco che appare il diavolo, perché il diavolo appare soprattutto nei momenti di debolezza. E che cosa fa? Ci fa credere che quello che lui ci dice sia cosa buona, ci inganna. In realtà è un autentico inganno. E allora la tentazione del pane, è a dire la tentazione del piacere. Satana sta per dire, anzi vuol fargli capire, che in fondo ciò che interessa all'uomo è il solo pane materiale. E il Signore cosa risponde? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. I bisogni dell'uomo non sono solo materiali, è l'inganno del mondo. I bisogni dell'uomo sono soprattutto quelli alti, la pace dell'anima, la mitezza, la bontà, la tenerezza, l'accoglienza. E noi purtroppo ci diamo la zappa sui piedi, in quanto non freniamo gli impulsi, senza tener conto che la piacevolezza della vita consiste nel mettere in pratica la parola del Vangelo. Quindi Gesù affronta il problema del piacere. Il piacere non è male, perché ci sono varie tipologie di piacere. Il piacere illecito, tradire, il piacere così abbastanza normale e il piacere illecito. Ebbene, il piacere illecito è la morte dell'individuo. Ma noi stolti ci lasciamo sedurre e commettiamo l'irreparabile. La seconda prova riguarda il potere. E tutti sappiamo che il potere è appetibile. Un nostro politico diceva che il potere logora chi non ce l'ha. E lo condusse su un'altura e gli mostra tutti i regni della terra. E dice il demonio: tutto è tuo, però devi prostrarti a me. Che cosa fa? Cerca di eliminare dallo scenario della nostra vita Dio. Perché ricordiamoci che le tre tentazioni sono il tentativo terribile di privarci della fede. Perché privi della fede diventiamo un boccone per il diavolo. Perché la fede in Dio è quindi Dio che resiste per noi al demonio. Perché il potere? Perché il potere dona forza, dona dominio. E noi cosa facciamo? Diventiamo schiavi del potere. Invece di adorare il Signore, adoriamo il potere. O questo, quell'altro, e quindi non facciamo altro che enumerare gli oggetti, le cose che ci danno prestigio. Ma ricordiamoci che il potere deve essere a servizio dell'uomo, non deve essere strumento di dominio per assoggettare gli altri. Terza prova riguarda la potenza, la visibilità, il prestigio. E tutti abbiamo questa mania della prima pagina, di essere per gli altri, per essere un pochino idolatrati. E allora a Gerusalemme il demonio lo porta sul pinnacolo di un tempio e gli dice: buttati, non temere, gli angeli non ti permetteranno di cadere a terra e rovinarti. Il successo, poi vedrai, molti ti seguiranno, tu sei un eroe, la lusinga, la megalomania. Queste tre tentazioni sono un pochino l'essenza di ciò che il mondo,
ci invita a perseguire potere, potenza, piacere, oppure tradotti potremmo dire soldi, sesso e successo. Il Signore ci dice: attento alle lusinghe del mondo, non cadere vittima delle lusinghe del mondo, perché resterai con un pugno di mosche in mano. Quante grandi attrici bellissime hanno condotto una vita lì per lì entusiasmante, poi sono morte in maniera misera, perché la bellezza è una grande illusione, lì per lì ti dà anche gioia, però poi la bellezza destinata a sparire. Io ricordo il mito della Bardot, era bellissima, poi riguardandola in una rivista nei suoi più di 80 anni era una donna che non si riconosceva più, però aveva un ideale. Quindi ricordiamoci che tutti gli ingredienti umani sono destinati a scomparire. Ciò che resta è l'amore, il servizio che noi abbiamo dato agli altri. Quindi ricordiamoci, le tre tentazioni sono un attacco frontale alla fede in Dio. Qual è lo scopo del demonio? Toglierci la fiducia in Dio, perché Dio lo ha vinto, e se noi abbiamo fede è il Signore che combatte per noi. Ma se noi siamo lontani da Dio, il demonio fa ciò che vuole, perché è più forte di noi, più intelligente di noi, e non possiamo competere con lui. È solo Dio che lo può vincere. Quindi ricordiamoci delle tentazioni. È lì che l'uomo dice a se stesso chi egli sia. È lì che l'uomo dice a Dio qual è la forza della sua fede. È lì che l'uomo dice agli altri chi è. Ci manifestiamo. Quindi attenti, impariamo l'arte di resistere, soprattutto a quelle tentazioni forti che possono scombinare un equilibrio. Grazie Signore, aiutaci ad essere forti nelle tentazioni. Arrivederci. Thank you.